Dopo 5 sconfitte consecutive esterne, la Consultinvest torna al successo on the road e sbanca dopo un overtime il Taliercio 100-96, seconda affermazione in trasferta della stagione per gli uomini di Paolini, che salgono a 20 punti in classifica. Terza sconfitta nelle ultime 4 partite interne per l'Umana, che rimane a quota 26 in graduatoria. Approccio molto positivo della VL, che con le triple di Dei e Ceron scava il primo solco, più 11, Green non ci sta e arriva la reazione della Reyer contro break di 15-0 e situazione di punteggio capovolta. I padroni di casa tirano bene da oltre l'arco e si portano sul più 8 al 19esimo. Nella ripresa Dei, Criston e Ceron ricucciano gran parte dello strappo, meno 3 al 28esimo, quarto periodo equilibrato, più 1 Venezia al 39esimo. La tripla di Green sembra chiudere i giochi, più 5, ma Pesaro non molla e impatta con Shepherd. Supplementare, si procede punto a punto. Dei, ad una manciata di secondi dal termine, sigla il più 2 per la VL. Res fallisce la tripla del sorpasso e dall'altro lato Criston non perdona. 28 su 52 da 2 e più 8 a rimbalzo per la Consultinvest contro il 20 su 43 degli avversari. 23, 11 palloni catturati e 6 falli subiti per Dei. 21, 12 rimbalzi, 8 falli subiti e 34 di valutazione per l'Ideca, 18 e 6 assist per Lisi. Per l'Umana 26, 9 palloni catturati, altrettanti assist e 5 recuperi per Green, 18 punti per Goss.